insieme. Stamattina c'è una girandola di ospiti, di collegamenti che ci aiuta a girare per l'Italia e per il mondo. Siamo felici di tutto questo. Ci faceva piacere, in maniera particolare in questo momento, tornare a Bologna dove è in corso il Festival Francescano, festival che si svolge dal 26 al 29 settembre, di cui avevano già parlato i colleghi Leonardo Fania e Giulia Morcavallo, che salutiamo con affetto. Qui con noi stamattina per parlare appunto del festival ci sono Ida Casciani e Valentina Giunchedi. Io vedo Ida in videocollegamento, per cui la saluto subito. Buongiorno a tutti amici di Telepadre Pio, Valentina sta arrivando perché qui fervono i preparativi in piazza, già sentite di sottofondo le prove della Piazza Maggiore che si sta riscaldando per questa 16ª edizione del Festival Francescano. Allora, ecco, intanto non so se riesci a farci vedere uno scorcio di Piazza Maggiore che fa sempre. Volete? Sì, Sì, subito! ci fa sempre molto piacere. Anche che, ecco, c'è un bel sole tra l'altro a Bologna. Speriamo che rimanga. Questa Perfetto. è Piazza Maggiore che piano piano si riempie. Aspettate che ve la faccio vedere dall'altro lato. In attesa che arrivi anche Valentina, Ida, ti volevo chiedere, ecco, come sta Eccola andando? qua, Toni, Eccola, è eccola, arrivata. Bene. in diretta è Tutto. qui con me perché, come vi dicevo, siamo ai posti di partenza. Ecco Valentina. Ebbene, c'è. Grazie, Ciao. buongiorno. Ciao Valentina, c'è fermento, ma va bene così, siamo in una diretta live proprio da Piazza Maggiore a Bologna, per cui va benissimo così. A te il compito di raccontarci come è partito questo festival francescano e quali sono le aspettative per l'edizione di quest'anno. Allora, ad essere onesti, il Festival Francescano è partito il giorno dopo della conclusione del festival dell'anno scorso. Si è iniziato a pensare alla tematica, si è iniziato a pensare a come mettere in piazza il tema delle ferite, ricordando gli 800 anni ovviamente delle stimate di Francesco e rendere questo argomento il più avvicinabile possibile senza creare timore, ma anzi trovare nelle ferite la speranza. Il titolo di quest'anno è appunto Attraverso Ferite, saremo in piazza come tutti gli anni con fast conference, spettacoli, con tante presentazioni libri, tanti workshop e un desiderio grande, quello di stare insieme e non avere il timore di riconoscere le proprie e altrui ferite e attraversarle insieme. Grazie Valentina, sei stata chiarissima. Ecco, complimenti anche per come sei riuscita a fare sintesi di un evento così bello e importante con un tema così forte. Io passerei ecco, anche ad Ida per chiederle le sue emozioni rispetto a questa 16ª edizione del Festival e come le edizioni Frati Indovino, di cui lei è responsabile, stanno interagendo con questa dimensione e si stanno preparando anche al grande giubileo del 2025. Sì, noi non possiamo mancare a questo appuntamento, oramai è da anni che siamo presenti e quest'anno anche abbiamo scelto di esserci per presentare il nuovo nostro calendario che abbiamo dedicato al giubileo e qui con noi presenteremo anche al festival un nuovo testo preparato per i nostri lettori, in cui ci sono raccontate 12 storie di testimoni che con la loro vita hanno voluto dare un cenno di speranza all'umanità, proprio perché dalle loro ferite hanno tratto, sono riusciti a far emergere l'amore di Dio che è speranza per l'umanità. E quindi vogliamo dare il là a questo anno, un nuovo anno giubilare con questo calendario. Grazie, grazie Ida, complimenti per il vostro instancabile lavoro e grazie in maniera particolare anche a te che ci metti sempre poi a disposizione il tuo tempo, le tue relazioni per raccontarci quello che succede un po' ecco, nei vari luoghi dove la fede diventano gesti concreti, azioni concrete come
il 16° Festival Francescano a Bologna. In conclusione, Valentina, vuoi lasciarci qualche indicazione per partecipare al festival? Allora, sicuramente vi aspettiamo per chi può in piazza dal 26 al 29, quindi in questi prossimi 3 giorni. La possibilità di seguirci online è al momento solo per alcuni eventi. Nei giorni successivi al festival verranno caricate i vari eventi anche online, quindi chi non potrà essere presente adesso in piazza potrà comunque gustarsi tutto ciò che viviamo successivamente attraverso il canale del festival. www.festivalfrancescano.it. Perfetto, puntualissima come sempre, grazie Valentina. Ida, grazie a voi, Ida. Grazie a tutti, grazie Tony. Grazie a te ancora una volta per questo bellissimo collegamento. Continuate a seguire il festival da vicino anche per noi, magari si potrà tornare a fare un consuntivo tra qualche giorno. In ogni caso sono certo che non mancheranno occasioni. Sì, seguiteci sui nostri social dove vi faremo vedere che cosa succede, sentire le note, l'aria che si respira qui a Bologna. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie ancora Ida e ciao Valentina. Buona giornata e buon Festival Francescano in quel di Bologna. Grazie. Io restituisco la linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante, ma ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.